Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle nomine dei componenti del nuovo consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, arrivato a distanza di quasi un anno dalla nomina del presidente Giuseppe Coccorullo, l'ente inizia un nuovo capitolo. Sono stati nominati dal ministro professionalità i cui nomi circolavano già da tempo e per i quali mancava soltanto l'ufficialità e anche la spada di Damocle di possibili ricorsi. A entrare in consiglio quindi Costabile Spinelli in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Luisa Maiuri per il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Carmelo Stanziola, già consigliere provinciale, il coordinatore di Fratelli d'Italia, Vallo di Diano, Francesco Bellomo, il sindaco di Petina, Domenico D'Amato, e il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, rappresentanti della comunità del parco. Il sindaco di Alfano, Elena Anna Gerardo, in rappresentanza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e Chiara Ianni nell'Assemblea Provinciale di Fratelli d'Italia, rappresentante delle associazioni di protezione ambientale. La composizione del consiglio direttivo, come previsto dalla legge, riveste un ruolo cruciale nella definizione delle strategie e delle politiche per la gestione del parco.